molto felice di avere Maurizio qui. Sono quasi 2 anni che ci sentiamo. Maurizio ha una carriera che non devo certo raccontare io: architetto, designer, saggista, appunto curatore in questo momento di questo progetto che ci ha visto coinvolti e che ci è risultato subito interessante perché parla di futuro. E tendenzialmente la riflessione sul futuro, in un modo o nell'altro, che ne siamo consapevoli o meno, rimane l'elemento centrale anche della didattica di un posto come questo, ma soprattutto della progettazione e della capacità di progettare che accompagnerà gli studenti che escono da qui quando avranno finito questo percorso ed effettivamente cominceranno a vivere, a frequentare e lavorare nel mondo del design. Quindi lascio raccontare a lui come in particolare questo progetto racconta temi riguardanti il futuro. In questo momento c'è una mostra itinerante che è alla seconda tappa, ma credo ce ne saranno altre già informalmente o formalmente annunciate, non lo so. Vedremo cosa ci dice lui, ma sostanzialmente che vede coinvolto una parte di progettazione che Lisi ha portato avanti qualche anno fa e che ha visto un discreto numero di docenti e studenti impegnate, che era il progetto che è stato poi formalizzato nel nome di ERZ, che magari alcuni di voi conoscono meglio, altri meno. Se volete poi trovate catalogo e tutte le varie documentazioni sono state prodotte. Ed è un progetto che ci aveva dato molta soddisfazione, tanto che appunto sta ancora vivendo in un modo o nell'altro, e in realtà ha germinato una serie di ulteriori riflessioni che poi si sono tradotte in altri progetti. Quindi questa è una cosa molto interessante, perché significa appunto che quello che si costruisce anche fisicamente non termina la sua funzione nel momento in cui lo si realizza, ma comincia la sua funzione in quel momento. Quindi è proprio nella capacità di continuare a fare vivere le cose, che siano materiali o immateriali, che sta una delle competenze specifiche che dovrebbe avere appunto il designer non solo contemporaneo. Quindi io da questo punto di vista non aggiungo nient'altro, lascio la parola a Maurizio e vi invito ovviamente a poi intervenire con tutte le varie questioni che vi possono venire in mente, perché è un tema, come vedrete, che si presta enormemente al dibattito. Fra l'altro può prendere varie strade questo dibattito, quindi sta a voi decidere quale strada fargli prendere. Io ringrazio Maurizio e lascio a lui la parola. Allora, buongiorno. Intanto volevo ringraziare Ivan, la direttrice e tutti quelli che mi hanno accolto qua. Ho visto, è la prima volta che vengo qui, e ho visto un palazzo bellissimo, ho visto dei laboratori che non avevo mai visto, nel senso che io ho insegnato in tante accademie, in tanti posti, e non ho mai visto dei laboratori fatti così, per cui volevo fare i complimenti a tutta l'organizzazione e dire ai ragazzi che siete fortunati, perché comunque anche avere soltanto dei laboratori fatti in questo, che ci sono, è un dato molto importante e non è affatto scontato per nulla. Allora, io vi volevo raccontare una storia, che cioè come mai siamo qua, per esempio, no? A me è successo che qualche anno fa, non mi ricordo quando, a un certo punto mi contatta una signora tramite Facebook e mi dice che il direttore dell'Istituto di Cultura di Melbourne in Australia mi voleva parlare. Io inizialmente ho pensato a qualche scherzo goliardico di qualche amico che mi voleva pigliare in giro, perché Melbourne è in Australia, io sono a Bologna, abito a Bologna, per cui ho detto ma chissà. Poi invece era vero, e ho incontrato via Zoom Angelo Gioè, che in quel momento era il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne,
il quale mi aveva contattato perché aveva letto i miei articoli su Doppio Zero. Doppio Zero è una rivista online che io vi invito tutti a frequentare, una rivista di cultura generale, dove io scrivo cose che riguardano l'ambiente, l'ecologia e diciamo questa zona qua. E allora il fatto che una persona dall'Australia ti contatti non perché c'è l'amico o perché quello è stato raccomandato da così, ma perché ha letto le tue cose. Io tra l'altro, Doppio Zero è una rivista completamente a livello volontaristico, cioè chi scrive non viene pagato. E per cui io scrivo esattamente quello che mi passa per la testa, cioè non ho nessun tipo di remore di nessun genere. Ecco, il fatto che qualcuno ti chiami perché come dire, ha letto le tue cose, io credo che sia, a me non era mai successo, non so se a te è successo, ma è una cosa molto rara. Non dall'Australia. Per cui mi ha proposto di fare aveva in mente di fare qualcosa sull'ecologia. Io gli ho proposto 5 video e abbiamo fatto 5 video quel primo anno, è stato 2-3 anni fa, che tra l'altro sono online, vi invito ad andare a vedere. L'operazione si chiama Visioni, Italian Eco Way of Life, e abbiamo fatto un video sulle piante, uno sulle prossime città, uno sul rapporto fra scienza e futuro, e uno sul cibo, e come dire, poi cosa è successo? Che circa a giugno del 2022, se non erro, il Ministero degli Esteri ha fatto un bando, il primo bando di questo genere, rivolto agli istituti italiani di cultura di tutto il mondo e alle ambasciate, ai consolati, eccetera. E, l'idea era quella, volevano in pratica delle idee per costruire un festival che si sarebbe fatto nella città che avrebbe vinto e per un festival della creatività italiana. Allora, Angelo mi ha proposto di pensarci, io ci ho pensato e è venuto fuori il progetto questo che, su cui poi abbiamo lavorato, Tools for After, e per cui era un bando assolutamente rivolto a tutto il mondo. Io l'ho fatto, però ho detto, vabbè, cioè, tutto il mondo, è grande il mondo, come dire. Però abbiamo vinto all'unanimità. Pare perché i temi che abbiamo proposto, che sono temi su cui voi state lavorando tramite Ivan sicuramente, sono i temi che vanno sotto diciamo questo cappello, questa parola che è antropocene, che viene usata da un po' di tempo e che io intendo più come un metodo per leggere la realtà. Tra l'altro i geologi ultimamente hanno detto che l'antropocene non esiste, credo da qualche giorno o settimana, ma questo non ha nessunissima importanza, nel senso che intorno al termine, all'idea, al concetto, alla sensazione di antropocene si sono coagulate tutta una serie di domande, tutta una serie di problematiche che sono tipiche della cultura ecologica, o perlomeno quelle di un'ecologia di altri tempi, mi viene da dire. Nel senso che, questa è una piccola premessa, secondo me, diciamo che da circa dagli anni 2000, tutta la zona dell'ecologia è stata risucchiata dal sistema industriale, dalla cultura mainstream. Io ho questa idea che
A un certo punto il sistema industriale che è, come dire, strutturalmente dall'altra parte della barricata rispetto all'ecologia, a un certo punto si è accorto che con alcuni temi dell'ecologia poteva continuare a fare soldi, no? Allora, e ha scelto due o tre temi. Tra tutti i temi che giravano almeno dagli anni 80 e 90 e che partivano da un presupposto, il presupposto era il benessere della persona, no? Perlomeno quando si parla di ambiente, di spazio e anche di salute, i temi dell'ecologia partono dal presupposto del benessere della persona, partivano da questo presupposto qua. Poi a un certo punto il sistema industriale si è accorto che questa cosa cresceva, prima era una cosa molto di nicchia, no? Io mi ricordo che negli anni 90 mi occupavo di questi temi e quelli che venivano chiamati bioarchitetti o roba del genere era gente che si veniva presa in giro, cioè, o perlomeno comunque venivano considerati degli utopisti, no? Cioè della gente che magari poteva fare, aveva delle idee un po' strane. E improvvisamente, non tanto improvvisamente, questa tensione verso il benessere, verso la salute, è diventata, come dire, papabile. Cioè ci si poteva fare i soldi. In che modo? Sono stati scelti un paio di temi che sono essenzialmente il risparmio energetico e la monnezza, e tutto il resto è sparito. Se io me ne sono accorto anche facendo, faccio attività di didattica da molto tempo, e se prima chiedevi cos'era l'ecologia avevo un certo ventaglio di risposte. Dagli anni 2000 in poi le risposte sono due: risparmio energetico e monnezza. Per monnezza intendo riciclo, raccolta differenziata, eccetera, eccetera. Questi sono gli unici due temi che possono provocare, possono dare soldi. E ci siamo concentrati su questo. Dico questo perché quando si parla di ecologia spesso si tende a considerare solo queste cose qua. Mentre invece il tema è molto più complesso. Allora, abbiamo vinto questo concorso. Bene, il concorso riguardava diversi temi che sono, abbiamo, come dire, fatto delle proposte che riguardavano il design, l'architettura, il paesaggio, il cinema, e il cibo. Sono scritti qua, io me li dimentico sempre. La scienza e la letteratura, per cui come dire, piuttosto vario, no? Per cui io mi sono trovato a organizzare una mostra di oggetti fisici, che è la mostra di design vera e propria. Mi sono trovato a organizzare una mostra di architettura, e un festival di cinema e un'operazione che ha a che fare con la letteratura. E parto da qua per poi arrivare al design. Nella letteratura, per esempio, abbiamo scelto di coinvolgere, di lavorare sull'idea di scienza e di immaginario, no? E abbiamo coinvolto 8 scrittori e abbiamo fatto un libro che è stato pubblicato dalle edizioni FQ in Italia e poi è stato tradotto e pubblicato in Australia. E, mentre abbiamo fatto anche un festival di cinema, selezionando una trentina di cortometraggi, e soprattutto io mi sono concentrato chiaramente sul discorso che a me è più congeniale, che è quello del design e dell'architettura.
Allora, parlando di questi temi, cioè temi che riguardano l'antropocene, quindi il futuro e il presente essenzialmente, c'era un grossissimo rischio, che è quello di quella che viene chiamata distopia, no? Cioè, quando si parla di questi temi, sono temi, come dire, piuttosto pesanti, cioè il mondo sta per finire, come dire, sono temi che sicuramente conoscete molto bene, di cui si parla tantissimo, il cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Ora, io mi occupo di questi temi da un po' di tempo e, per esempio, scrivendo su Doppio Zero, mi chiedo spesso, ma come faccio a far capire che questi temi non riguardano gli orsi polari che stanno morendo al Polo Nord, che sono importantissimi, ma riguardano me, riguardano te, cioè riguardano ognuno di noi. Come si fa? È difficilissimo. È difficilissimo perché, come dire, sono cose che noi non tocchiamo con mano, no? Cioè, tra le varie cose che vengono fuori diciamo dall'idea o dal fatto che siamo all'interno di un'antropocene, qualche anno fa ci è arrivata una mattonata sulla testa, no? Si chiama pandemia. Allora, la pandemia è uno degli effetti dell'antropocene. Non è l'unico, però è stata importante perché ha fatto capire che cosa succede in una zona che si chiama antropocene. Cos'è che succede? Succede che l'impensabile diventa realtà. Cioè, era pensabile fino a un po' di tempo fa che tutti noi andassimo in giro con una mascherina così e poi grazie se andiamo in giro. Cioè, era pensabile che stiamo chiusi in casa per dei mesi? Non era assolutamente pensabile, se non dalla comunità scientifica, che ci aveva già avvertito, eccetera, eccetera. E a proposito di questo, i temi del cambiamento climatico è dagli anni 50 che la comunità scientifica dice: oh, attenzione che se andiamo avanti così succede un casino. Adesso siamo all'interno del casino. Da qui l'idea di trovare degli strumenti per il dopo, no? Che è la traduzione italiana di Tools for After. Strumenti per il dopo. Dopo cosa vuol dire dopo? Vuol dire che probabilmente il punto di non ritorno è già stato superato. Cioè, molti all'interno della comunità scientifica ci stanno ripetendo che il punto di non ritorno l'abbiamo già alle spalle, siamo già nel dopo, no? Bene. E, tra l'altro, io ho fatto un libro qualche anno fa che si chiamava Le architetture del dopo, dove ho trattato una serie di materiali, che è la scelta che ho continuato a fare nella mostra di architettura. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che invece che avere un atteggiamento critico, ho scelto di avere un atteggiamento propositivo. Cioè, non ho detto, il cemento, le cose, di qua di là. Ho detto, ci sono dei materiali che noi possiamo usare, che sono materiali ecologici di base, cioè proprio lo sono, e che hanno semplicemente delle logiche diverse. In quel libro lì ho trattato la terra cruda, la canna palustre, il salice, la paglia e il bambù. Per cui la mostra di architettura, per esempio, di Tools for After, è andata in quella direzione. Ho scelto. C'era una difficoltà. La difficoltà era che tutte le proposte della mostra avrebbero dovuto essere italiane. Avrei dovuto lavorare esclusivamente con italiani. E non è facilissimo, nel senso che questo genere di operazioni ci sono, in Italia un pelino meno.
però ci sono, per cui ho scelto, per esempio in architettura, di lavorare in questa direzione qua. E ho affiancato a questi materiali i nuovi materiali, biomateriali, e una progettazione che riguardava gli spazi estremi. Spazi estremi, in particolare, proprio estremi, cioè architetti che progettano colonie su Marte o sulla Luna. Per cui da una parte c'era una proposta di architetture di terra che sono estremamente primarie, uso il termine primarie apposta e non primitive, e perché di terra, noi le nostre prime architetture sono fatte di terra. Da una parte diciamo architetture primarie, dall'altra parte architetture estremamente futuristiche, ma reali, no? Bene, poi mi sono posto, anzi poi, nel frattempo, la cosa che mi premeva di più era il discorso del design. Come affrontare una mostra facendo vedere questo genere, cioè che abbia come domanda di base cosa deve fare il progetto al tempo dell'antropocene. Non è una roba così immediata. Io ho individuato 4 proposte, no? Che sono quelle che oggi vi faccio vedere in maniera molto, spero, veloce e interessante. Allora, questo che vi faccio vedere è il manifesto ufficiale di Melbourne, no? Abbiamo scelto una maschera fatta con le macchine, con le stampanti 3D. Questo qua invece è la versione di Beirut. Allora, io ho individuato 4 zone. La prima zona, che è la zona che forse mi interessa di più, o comunque quella che, sulla quale credo ci si possa lavorare, diciamo che ho individuato 4 direzioni di lavoro, no? Cioè, invece che dire, ah, come siamo sfigati, adesso crolla il mondo, adesso non bisogna più fare questo, eccetera, eccetera, che è una... scusate se insisto un attimo su questo punto qua, perché credo che sia importante. Nel 2001 io feci uscire un libro che si chiamava Dizionario dell'abitare naturale, in cui si diceva che l'ecologia equivale al piacere. Cioè, il fatto che noi, quando parliamo di ecologia, di sostenibilità, adesso si parla di sostenibilità, che è un termine che è andato a sostituire il termine ecologia, mi piace parlare di ecologia. Quando parliamo di ecologia, spesso la associamo a sacrificio, a cose che io mi devo togliere, cioè a roba sacrificio, no, essenzialmente. Allora, è chiaro che un immaginario del sacrificio non può essere vincente sugli esseri umani. Cioè, l'essere umano, a me piace andare in trattoria, infatti io ho accettato di venire qua perché lui mi ha promesso che dopo mi porta in trattoria, a parte gli scherzi. Cioè, non puoi lavorare sul sacrificio, anche il concetto di decrescita, no? L'immaginario della decrescita è un immaginario negativo, cioè la vita cresce, la vita in se stessa è un'espansione, è una dispersione di energia, cioè per la vita non decresce, se la vita decresce muore, no? Sto parlando di immaginario, perché l'immaginario è fondamentale, ok? Allora, se noi lavorando sull'idea di ecologia o di sostenibilità continuiamo a usare parole come sacrificio e tutto quello che c'è intorno, siamo per forza perdenti, cioè non possiamo avere consenso, tra virgolette, no?
Ma a parte questo, io credo veramente che il discorso dell'ecologia equivalga al piacere, piacere inteso come benessere mio, come benessere mio di umano, no? Umano come società, come individuo, eccetera, eccetera. Quindi ecologia equivale a piacere. Poi siamo immersi in una... il nostro background è un background cattolico da almeno 2000 anni, per cui è chiaro che il piacere è demonizzato, no? Cioè prima il dovere, poi il piacere è il diavolo, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo una cultura che ci porta verso un'altra direzione. Infatti, se voi andate a vedere, avevo analizzato questa cosa in uno di questi brevi articoli, i termini che vengono usati dalla cultura ecologica e li confrontate con i termini che vengono usati dalla cultura cristiano-cattolica, sono gli stessi. Cioè, un certo tipo di cultura ecologica ha preso questi termini qua, la virtù, comportamenti virtuosi, il sacrificio, eccetera, eccetera. C'è una connessione molto stretta fra i due immaginari, no? Il concetto di salvare il mondo è un concetto cristiano-cattolico. Il fatto che io adesso salvo il mondo quando vado al bar e ordino un cappuccino con latte di soia, penso di salvare il mondo, no? Cioè adesso salvare il mondo è facilissimo, basta ordinare un cappuccino al latte di soia e sono salvatore del mondo. Sto dicendo delle cose che sembrano delle stupidate, ma se voi andate al bar della stazione di Bologna c'è un cartello con scritto salva il mondo, ordina un cappuccino di soia. Cioè, per cui, come dire, l'immaginario è davanti ai nostri occhi, no? Ok. Come risolvere questa cosa? Io ho scelto di lavorare in positivo e di proporre delle strade, no? Proporre delle piani di lavoro, non so come chiamarli, come delle direzioni di lavoro. La prima direzione di lavoro è questa. L'ho chiamata paleo. Cosa vuol dire? Vuol dire considerare la dimensione del tempo profondo. La dimensione del tempo profondo è questa, cioè noi umani siamo qua da almeno 300.000 anni e abbiamo avuto per la maggior parte del nostro tempo un comportamento mobile e un tipo di vita all'aperto, no? Fino a 10.000 anni fa. 10.000 anni fa c'è stato un cambiamento che è dato da, ormai tutta la comunità scientifica è d'accordo, è dato da un cambiamento climatico. Non so se vi dice qualcosa questa parola. Per cui noi per la maggior parte della nostra vita abbiamo vissuto in un certo modo, poi per un cambiamento climatico abbiamo cambiato, prima di tutto abbiamo cambiato modo di mangiare. Cioè, avevamo sempre fatto un tipo di dieta basata sulla raccolta e sulla caccia e abbiamo cominciato a coltivare, essenzialmente, no? Cioè, la famosa, quella che viene chiamata rivoluzione agricola, sto parlando di quello che viene chiamato neolitico e che si situa circa fra i 10.000 e gli 8.000 anni fa. 8.000 anni prima di Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo cominciato a comportarci come il nostro cibo. Cioè prima, stessa cosa facevamo prima, la caccia porta a muoversi, anche la raccolta porta a muoversi e la pianta invece è ferma, ok? Per cui abbiamo cominciato a comportarci come le piante. Cioè sono state le piante, è stato il nostro, noi che ci siamo messi a servizio delle piante, no? C'è un libro bellissimo, uno dei pochi,
di questo Harari, che sicuramente non so come chiama, dagli uomini è, ti ricordi come si chiama? Non mi ricordo. Comunque, sì, lui ha un nome, mi ricordo Harari, perché poi c'ha un nome strano, eccetera, eccetera. Ne ha fatti anche degli altri deliranti, ma quello lì è molto interessante, in cui spiega in maniera molto più efficace di quello che sto facendo io, come? Da animali a dei. Gli altri lasciateli perdere, ma quello lì è veramente interessante. E, cosa vuol dire questo discorso qua? Vuol dire che se voi considerate il nostro corpo, prima parlavo di benessere, no? Di benessere che riguarda anche il nostro corpo. Io non faccio differenza fra corpo e mente, eh? Questo è abbastanza importante. Lo sto dicendo, il corpo, la mente, che è tipo di divisione che dobbiamo essenzialmente ai greci e poi dopo anche a quelli che vengono dopo, cioè la divisione fra oggetto e soggetto, che adesso la scienza ha spazzato via, tra l'altro. E il nostro corpo, noi siamo tuttora, abbiamo tuttora un corpo paleolitico. Il nostro corpo si è sviluppato nei paesaggi del Pleistocene, e anche il nostro cervello. Cioè il nostro cervello è abituato a, si è formato per quel tipo di paesaggio. È il paesaggio del Pleistocene che ha formato il nostro cervello. Il nostro corpo pure, no? Quindi noi siamo fatti per stare fuori e per muoverci. Se io sto dentro casa, se io sto negli interni, dopo un po' ho dei problemi. Io tra l'altro questa roba qua, come dire, nelle mie peregrinazioni di studi, a un certo punto ho cominciato ad occuparmi della bioarchitettura negli anni 90, fino a arrivare a un punto in cui mi sono reso conto che il problema della casa è la casa. Cioè il problema della casa, non è che tu devi cambiare materiali o devi fare, sì, ok, va bene, però se non ti muovi, se non esci di casa, il tuo corpo sta male comunque. Cioè, e noi abbiamo acquisito un tipo di abitudine che ci porta a stare negli interni per almeno il 90% del nostro tempo. Questa roba qua è questa roba qua che fa male a me, al mio corpo, no? Bene, allora, queste sono cose che potete verificare. C'è un libro bellissimo che vi consiglio, che si chiama Il corpo nell'antropocene, di un autore di cui non riesco a pronunciare il nome, Craig, non so, così. Adesso lui lo trovo. Comunque, Il corpo nell'antropocene, uscito un paio d'anni fa, molto utile in questo senso, che sostiene, ci dimostra questo genere di cose. E per cui questa direzione paleo, cosa vuol dire? Vuol dire considerare la dimensione del tempo profondo, considerare materiali primari. Materiali primari sono, quali sono? Ossa, capelli, pietra, cioè legno, cioè i materiali fisicamente primi. E adesso vi faccio vedere anche un po' di cose. E questa Craig and Ray, ma io non lo so pronunciare perché sono allergico all'inglese. Craig and Ray. Con la G. Con la D. Con la D. Raid. Forse così si chiama. Diciamo, questa è una zona di lavoro, no? L'altra zona io l'ho chiamata life, con la Y. Perché con la Y? Perché alcuni astrobiologi qualche anno fa hanno proposto questa considerazione, che la nostra definizione di vita, quello che noi chiamiamo, sapete che c'è, come dire, il mondo inorganico e il mondo organico, diciamo così, no? Bene, il mondo organico si caratterizza perché si auto
si auto-organizza, cresce, nasce, vive, muore. Bene. Mentre il mondo inorganico no. Allora, negli ultimi studi scientifici questa divisione si sta un po' sgretolando, perché ci sono dei materiali che, secondo la nostra definizione, non sono organici, però si comportano come se lo fossero, no? Allora, loro hanno proposto di ampliare il concetto di vita, e per ampliarlo hanno usato questa parola. Hanno messo una Y al posto della I. Tutto qua. Per cui, cosa vuol dire nel nostro caso? Vuol dire quello che diceva Mendini, e cioè che gli oggetti devono avere un'anima. Quindi in questa zona qua io ho lavorato con oggetti dalle forme organiche e oggetti che sono vivi. Sono vivi perché contengono piante, per esempio, no? Per cui oggetti che hanno delle piante al loro interno. Li andiamo a vedere poi. L'altra zona l'ho chiamata Tools. Nella zona chiamata Tools c'è tutta la ricerca sui materiali, essenzialmente. Adesso c'è molta ricerca sui materiali. Poi, ho visto che voi qua ne sapete, per cui non sto a insistere. Però c'è tutta una zona interessante, per esempio, che riguarda i funghi, che riguarda i nuovi biomateriali cosiddetti, e cose... Per esempio questa che vediamo è una superficie fatta con la buccia dell'ananas. E ci sono, come dire, molte cose che vengono fatte da degli scarti alimentari. Sono cose nelle quali comunque bisogna stare molto attenti, perché molti di questi materiali, quando poi li vai ad analizzare, contengono, specialmente per tenere insieme gli elementi naturali, contengono gli elementi che naturali non lo sono per nulla, per cui magari sono il 60% di colla come dire vinilica, e poi c'è un po' di roba organica, per cui, però, diciamo, strumenti, no? E l'altra zona, mappe, è la zona dove possono essere messi tutte le ricerche che stanno avvenendo in questo periodo qua. Per cui con queste quattro direzioni di lavoro mi sono mosso e sono andato a cercare delle cose. Dunque, allora, molto velocemente vi volevo far vedere un po' di cose. Questa qui è la zona che io chiamo paleo. È l'architettura. È chiaro che queste che vi faccio vedere ora sono opere, immagini che non sono soltanto italiane. Poi in mostra io ho fatto una scelta molto precisa, data anche da quello che riuscivo a trovare. C'è un architetto molto interessante che si chiama Marcel Kalberer, che lavora col salice, per cui fa delle architetture letteralmente viventi. Sono fatte con dei rami di salice che lui, attraverso dei workshop di autocostruzione, mette insieme, e una delle cose che a me interessa di più di questo lavoro con le piante è che quando uno lavora con un elemento vivo deve considerare il fattore tempo, no? Quando voi fate un progetto, secondo me uno dovrebbe considerarlo in qualsiasi progetto, però se fai un progetto che ha una pianta dentro, devi considerare che questo qui è un essere vivente, quindi si modifica con il tempo. Questo, per esempio, è uno dei suoi disegni considerato nel corso del tempo, e che, come vedete, lui prevede una crescita, una diversificazione. È chiaro che queste sono cose da esterno, no? Poi
Questa invece è la canna palustre. La canna palustre è la canna normale, non la canna che si fuma, ma la canna che si trova lungo i fiumi, che c'è dappertutto. Ci sono, è un materiale da costruzione che è stato, si usava 6.000 anni fa nella zona dell'Iran, adesso è stato ripreso da un architetto inglese che ha fatto un gruppo di architettura in Spagna che si chiama Cañaviva, che ha anche tra l'altro una derivazione italiana. È un metodo di costruzione molto semplice, cioè molto semplice, primario. Anche loro usano per costruire, e questa è una cosa interessante, cioè nella costruzione solita io, abitante, non intervengo. In quasi tutte questo genere di cose la costruzione avviene attraverso un lavoro di gruppo, avviene attraverso un coinvolgimento sociale. Le cose sono molto scenografiche per quanto si possa, per quello che potete vedere, e anche molto primarie, no? Qui usano anche della corteccia. Questa è una cosa, ok, ne parliamo dopo. Questo è Gaetano Pesce, per esempio. Anche questo è Gaetano Pesce, sembra una torre fatta con il parmigiano reggiano, a me mi ha sempre dato questa impressione. Terra cruda, salice ancora, bambù. Ok, passiamo alla zona design. Questo qui è un tavolino di fatto in terra cruda. Questo è un pezzo del 1997. E qual è la cosa interessante? Che a parte il materiale in sé, è interessante l'idea di far crescere delle piante all'interno del tavolo. Queste sono, questo tra l'altro è un progetto fatto da alcuni miei allievi dell'Accademia di Bologna. Queste che vi faccio vedere sono delle suggestioni essenzialmente, no? Questo qui è un designer, se non mi ricordo male, israeliano, che ha cercato di unire un immaginario pleistocenico con dei materiali contemporanei. Cioè, a parte la selce in sé, no? Quindi usando pietra e gomma. Questi sono dei tavoli fatti in terra cruda. Questo invece è il maestro Branzi, che non sapeva di fare paleo design. Questo è Drug Design, sono un gruppo olandese. Questo è uno degli oggetti che è in mostra, è un pestello, diciamo, serve per spremere gli agrumi e pestare per fare il mojito. Con questo si fa il mojito. Materiale acciaio. Questo credo che sia di Mariscal. Ci sono anche cose, per esempio, queste sono cose fatte con la buccia di arancio. Diciamo che abbiamo, questo è un rubinetto. Questo è un esperimento dalla lavazza che ha fatto la macchina del caffè in cemento.
Arma, tratta da un film di Cronenberg. Questo qui è un altro degli oggetti che era in mostra, è un coltello. Coltello che richiama un gesto fatto con un materiale solo, che è sempre acciaio. Questo è un tavolo in terra. Cuscini. Questo è un pezzo di pesce, anche lui. Questo qui invece è un pezzo vero, senso 25.000 anni fa. È una statuetta femminile. Ecco, se voi vedete, questa è una statuetta alta così, di circa 25.000 anni fa. E è chiaro che se io vedo, per esempio, questo genere di oggetto, non posso pensare, cioè devo per forza pensare a quello che l'ha fatto, deve necessariamente essere... avere della capacità, la capacità manuale e di precisione, no? Questa invece è la Zaha Hadid. Richiama l'acqua. Sono tavolini della Zaha Hadid. Questo può richiamare le ossa. Questo è un pezzo vecchio della tradizione, come dire, dell'architettura radicale di Gufram. Questi sono fatti da un'azienda romagnola. Allora, in questa zona qua come dire, io non faccio una grande differenza. Per me, quando parlo di progetto, intendo progetto a grande spettro, per cui c'è dentro anche la zona che viene chiamata fashion, moda, no? E una cosa che mi interessa, come vi dicevo prima, sono proprio i materiali. Questi sono, per esempio, abiti fatti coi capelli. I capelli sono un materiale estremamente interessante, perché è un materiale che dura. Se voi riesumate, non andate a farlo perché è vietato, un cadavere, la pelle è scomparsa, le ordine sono scomparsi, sono rimaste le ossa e i capelli. Per cui sono due materiali che hanno delle capacità che magari possiamo, ci si può lavorare, no? Ve li faccio vedere molto velocemente, così per... questa è una cosa fatta in terra. E poi c'è tutta la zona verdura, tra virgolette, che andiamo a vedere dopo. Questa è la Madonna con un vestito di erba finta di Jean-Paul Gaultier. Allora, altra zona è quella che viene chiamata, quella che abbiamo chiamato life.
dove ci sono, dove il riferimento teorico è sicuramente Alessandro Bendini, che nelle sue opere, ma soprattutto nella sua parte così di pensiero, stimolava, ci stimolava a pensare a oggetti con un'anima, cioè con una... Lui diceva, mi piace fare un oggetto che mentre io lo guardo, magari lui guarda me, no? E poi lui ha fatto oggetti icona essenzialmente, come questi cavatappi, tavolino, questi mobili molto interessanti perché sono, per esempio, questi mobili qua sono funzionali? Domanda. Funzionano, però cioè, non è che tu ti concentri sul simbolo, no? C'è tutta la zona poi di Alessi, di qualche anno fa, che è stata progettata essenzialmente da Stefano Giovannoni e da Guido Venturini. Giovannoni ha preso questa strada qua, ha preso la strada di oggetti che sembrano animaletti, sembrano cose viventi, no? E Alessi gli è andato dietro. Questo invece è il Guido Venturini, e negli anni Ottanta Stefano Giovannoni e Guido Venturini lavoravano insieme quando erano studenti, si chiamavano King Kong, avevano un gruppo che si chiamava King Kong. Poi hanno preso strade un po' diverse, però entrambi hanno lavorato con Alessi. E queste sono cose di Venturini. Questo il vassoio girotondo, che è un pezzo dell'87, è stato fatto da loro due insieme ed è partito dal vassoio girotondo e poi con la decorazione con gli omini e poi ha prodotto una serie di una famiglia molto grande. Questo è un accendigas fallico di Guido Venturini. Poi Stefano Giovannoni da qualche anno ha fondato una sua casa di edizioni, una sua azienda che si chiama Kebo, con cui sta producendo cose che stanno avendo un successo letteralmente mondiale. E sono tutte fatte con icone, diciamo, animalesche, tra virgolette. Ai limiti del buon gusto, perché per esempio queste robe qua sono piccoline, però cioè, io mi ricordo nel un salone del mobile di qualche decennio fa c'era un'azienda tedesca che faceva queste robe qua, no? Cioè il tavolino a forma di rinoceronte con il vetro sopra, il cavallo con una lampadina in bocca. Questo qui, siamo in quella zona lì. Questo qui è un cervo con le lampadine sopra. No, non sto dicendo che è positiva sta cosa qua, eh? Cioè vi sto facendo vedere una direzione. Cosa diversa, ma... sempre nella zona life, il lavoro con le piante. Allora, io il lavoro con le piante non dico che ve lo consiglio, però ve lo consiglio. Cioè, vado avanti velocemente. Queste cose qua adesso, le prime immagini sono di architettura, cioè verde pensile, verde verticale, roba del genere. Questo qui è un pezzo della fine degli anni Ottanta di un artista che si chiama Unterwasser. E al di là dell'architettura che sembra magari gli gnomi di Disneyland o roba del genere, la cosa interessante è il fatto che questi giardini pensili
sono delle vere e proprie prolungamenti del prato che sale sul tetto, no? E lui diceva, in quel tempo lì, anni 70, non c'è più nessuna scusa per non avere un giardino pensile sulla testa. Perché vi parlo di giardini pensili? Perché, per esempio, si parla molto di inquinamento nelle città, al riscaldamento, l'isola di Codore, eccetera, eccetera. Uno dei modi più efficaci, meno costosi, più duraturi e più anche esteticamente buoni per le città è semplicemente aumentare la capacità verde, tra virgolette, che c'è in città. Una delle superfici su cui si può intervenire sono i tetti. Per cui in questo senso qua, incrementare l'uso dei giardini pensili è una delle soluzioni molto più efficaci che non andare a rompere le balle alla gente e fare le targhe alterne o fare queste stupidaggini che di fatto non tolgono nulla. C'è un modo di fare architettura ultimamente, che magari possiamo chiamare vegetecture, che combina le tecnologie delle piante fuori suolo, no? Cioè combina giardini pensili e verde verticale. Questa qui è una centro, siamo una collina, in realtà è un centro multifunzionale in Olanda. Qui siamo in Svizzera, America Latina, Giappone. Questo è un giardino pensile su questa casa qua. Ecco, poi c'è tutta la zona, che vi faccio vedere molto velocemente, delle oggetti che contengono piante vive. È un tema, secondo me, molto interessante. Non sto parlando di vasi, sto parlando di oggetti di uso comune che hanno all'interno una pianta viva. Queste, per esempio, sono cucce per animali o roba del genere, no? Allora, qual è la cosa interessante? È quella che parte dall'idea del tempo profondo. Se io sono fatto per stare fuori e per muovermi, come faccio a... qual è la situazione migliore per me? È costruire o immaginare ambienti che possano essere degli esterni. Io uso la formula costruire esterni, che è una formula che sembra, come dire, contraddittoria, e che però in quanto formula può essere interessante da analizzare. Con le piante poi questi sono gioielli o roba del genere, no? Ecco, per esempio, faccio notare un dettaglio. Io faccio un gioiello con una pianta viva dentro, questo qua è muschio. È chiaro che non lo posso trattare come un gioiello normale. Se io mi tolgo l'anello, quando vado a letto, lo metto lì, ok. Questo designer ha progettato anche il dopo. Cioè, tu quando ti togli il tuo gioiello, lo metti all'interno di una piccola serra, per cui la pianta continua a vivere. Per cui c'è un livello di complessità di progetto che è diverso, no? E che è necessario quando lavori con questo genere di cose. Ecco, poi è chiaro che ci sono... molti di questi oggetti sono oggetti assurdi. Sono oggetti fatti da architetti. Quando tu a un architetto gli chiedi... mettiamo un po' di verde, la prima idea stupida che gli viene è mettere le palme in piazza Duomo a Milano, no? Cioè, la prima idea che viene a un architetto è faccio la piazza verde, l'abbiamo visto in maniera operativa,
sembrano idee geniali, poi sono idee che non hanno molto senso, però sono scenografiche, parlano, no? Cioè comunicano. La stessa cosa succede nel design. Per esempio, perché questa cosa qui non ha senso? Perché sono piante aromatiche. Le piante aromatiche negli interni muoiono. Punto. Basta. Cioè non è che... Sì, dura una settimana? Due? No, due no. Per cui non hanno senso. Stanno in piedi nel tempo che tu le fotografi, specialmente se le metti a testa in giù, no? Perché la pianta tende ad andare in su. Per cui sono, non so come dire, sono dei desideri, ecco. Poi ci sono delle possibilità, come dire, dei progetti che hanno un pelino più di senso. Ma la cosa interessante è provare a lavorare in questa direzione, perché è una direzione che porta l'esterno negli interni. C'è un designer francese molto bravo, che è questo qua, non mi ricordo come, Alexis Tricquart si chiama, che fa delle cose interessanti da diversi anni. Queste sono tutte lampade fatte in vari modi. Ecco, poi ci sono i falsi, no? Qual è il problema della pianta? Che vive. Quindi, essendo che vive, sporca, tra virgolette, cresce, si muove. Allora, qual è una soluzione, come dire, efficace da un punto di vista produttivo? Che sia morta. Quindi, molte piante vengono trattate e si dice stabilizzate, no? Per esempio questa cosa qui, ce ne saranno anche degli altri, è un lichene finlandese, che sono dei licheni belli alti, che vengono stabilizzati. Cosa vuol dire stabilizzati? Vuol dire che vengono mummificati di fatto, no? Gli si inietta una sostanza chimica che tac, li ferma lì così, no? Per cui sembrano vivi, perché sono anche un po' morbidi, ma sono crepati, cioè sono morti. Per cui non hanno nessun tipo di senso da un punto di vista, per esempio, una delle cose che fanno le piante, tra l'altro, è l'aria, no? Cioè noi respiriamo qua perché qualche milione di anni fa le piante hanno cominciato a mettere ossigeno, a immagazzinare, come dire, CO2 e a emettere ossigeno. Noi respiriamo grazie al fatto che le piante ci possono far respirare e possono fare la stessa cosa, no? Adesso se guardate su internet, su Facebook, ogni tanto viene fuori quello che dice: ah, metti la ficus che ti produce l'aria. Questa tal pianta purifica l'aria, eccetera, eccetera, quest'altra no, eccetera, eccetera. Ok. Di base è vero, no? Cioè è vero che se tu hai delle piante in casa l'aria diventa purificata. Questo genere di operazioni con le piante morte, chiaramente no. Ecco, questa è uno di quegli esempi. Questi sono licheni stabilizzati, che sono morti, però ti danno l'impressione, ne vedete sicuramente in giro. Adesso ci sono, non so, nelle banche ci sono dei pezzi di lichene che ti stanno comunicando: io sono ecologico. In realtà è totalmente falso, no? Ok, poi c'è tutta la zona degli orti. Questo è interessante,
da fare sul balcone, ma può essere, come dire, efficace. Per esempio, questa qua è una immagine dove c'è una parete di lichene mummificato. Come è andata a finire la mostra a Melbourne? E vi faccio vedere un piccolo videino, dura un paio di minuti, non mi ricordo, in cui c'è un riassunto di quello che è successo. Tools for After è un progetto dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, risultato vincitore di un bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rivolto a tutta la rete diplomatica e culturale per valorizzare la progettualità della rete stessa nella definizione di attività di promozione e racconto della creatività italiana nel mondo. Progetti vincitori nelle sedi vincitrici vengono strutturati nella forma di un festival italiano della creatività, quindi ogni anno città diverse. Nello specifico di Tools for After posso dire che esso è un laboratorio di idee, di soluzioni, di progetti, di strumenti e strategie per affrontare la pratica quotidiana di oggi e domani. For After fa appello alla creatività italiana per rispondere a domande che riguardano l'intero pianeta, coinvolgendo settori in cui l'Italia è riconosciuta internazionalmente per stile e originalità di proposte: design, architettura, scienza, arte, cucina, cinema, paesaggio, letteratura.
A proposito di strumenti per il dopo, ognuno di noi ha uno strumento potentissimo fra le mani. Bisogna solo ricordarsi di averlo e imparare a usarlo. È l'immaginazione, l'immaginazione, l'immaginazione. Quello che mi affascina enormemente del bambù è come questo materiale naturale, prodotto naturale della natura, potrebbe cambiare l'architettura e l'industria della costruzione, perché costruiamo da ormai da più di 100 anni con il calcestruzzo, il vetro e il metallo, e l'architettura è diventata ormai un gioco di forme, e quindi poter introdurre questo materiale anche per salvaguardare l'ambiente e stabilire un rapporto di sinergia e chiamiamolo anche di collaborazione con la natura, sicuramente ci aiuterà in questo momento nel quale qualsiasi piccola azione dell'uomo sull'ambiente è determinante, al punto che siamo in un momento di crisi ambientale, in un punto di non ritorno. Quindi utilizzare materiale naturale, in particolare il bambù, nell'ambito della costruzione dell'architettura, diventa ormai una necessità. Mari e oceani sono fondamentali per la nostra esistenza e offrono beni e servizi che sono fondamentali per il nostro benessere. Oltre a conservare e proteggere la biodiversità, le funzioni, dobbiamo intervenire per recuperare gli ambienti marini degradati. E oggi abbiamo le soluzioni per farlo. La natura è la nostra fonte di ispirazione per la sua efficienza nell'adattarsi, trasformarsi e riciclarsi. E così noi utilizziamo dei semplici composti naturali che sono in grado di auto-organizzarsi in materiali intelligenti come gli idrogel, che rispondono a vari stimoli trasformandosi, sono biodegradabili oppure possono essere programmati per autodecomporsi in acqua e nutrienti per varie applicazioni che spaziano dalla medicina all'agricoltura, alla cosmetica, al risanamento ambientale. Abbiamo appena finito di inaugurare il Festival Italiano della Creatività, il primo del suo genere in tutto il mondo, proprio qui a Melbourne, città capitale della creatività internazionale, gemellata con la città italiana di Milano, entrambe
prepotentemente proiettate verso il futuro, entrambe impegnate a affrontare e risolvere con soluzioni innovative i problemi del futuro. Il Festival della Creatività Italiana attraverso il progetto Tools for After, ideato dal direttore dell'Istituto di Cultura di Melbourne, Angelo Gioè, e realizzato con la collaborazione di tutta una serie di sponsor, a partire dal Coasit di Melbourne, di cui mi fa piacere ricordare il contributo anche personale di Marco Fedi, servirà proprio a questo, ad offrire una piattaforma per parlare del futuro e delle soluzioni che l'Italia può offrire. Grazie di essere stati con noi e vi mando un caro saluto. Anna Pappalardo, Console Generale d'Italia a Melbourne. Faccio vedere magari velocemente come è andata a finire a Beirut. Grazie ad Angelo Gioè e all'Istituto Italiano di Cultura di Beirut. Io sono molto contento di essere qua. L'allestimento è stato curato da dei ragazzi di una scuola di design. Sono molto curioso di sapere cosa verrà fuori. Ho visto delle belle cose, dei bei progetti. Siamo in attesa di aprire le casse con tutti gli oggetti dentro. Via la parte dell'esposizione chiamata Paleo, estremamente interessante perché un paleo immaginario sta pervadendo la nostra
nostra contemporaneità, viene chiamata dagli storici preistoria, dai filosofi utopia, dagli ambientalisti wilderness, e sta attraversando in maniera trasversale il pensiero filosofico, religioso, e pervade anche l'arte o le abitudini alimentari. Il concetto è molto chiaro: noi siamo chi eravamo, fatti per stare fuori e per camminare, quindi scoprire, aprire nuovi sentieri. Qui siamo invece nella sezione Tools, è la sezione, diciamo, il cuore di questa esposizione. Vi è un pensiero che negli ultimi 20 anni attraversa un po' l'immaginario collettivo, che è quello del collasso, della fine. Noi invece diamo un messaggio con questa esposizione estremamente positivo, perché l'immaginazione ci può salvare. In effetti l'immaginazione è quella che ha salvato l'umanità nei periodi di crisi e di cambiamenti climatici dall'epoca glaciale fino ad oggi. Per esempio qui abbiamo un oggetto, un prototipo presentato dall'ingegnere Francesca Parotti, il frutto di una tesi di laurea di uno dei suoi studenti. È un carbon remover, un bioreactor, praticamente potrà essere utilizzato in vari modi per pulire il carbonio dall'aria e produrre nello stesso tempo superfood, come ad esempio la spirulina o altri tipi di vitamine. Potrà anche essere utilizzato nei viaggi spaziali per andare sulle nuove città che si costruiranno sulla Luna e su Marte. Francesca Parotti, I'm a civil engineer and I am a professor at ISIA Firenze Design University, and the items that I would like to present you is touch gloves. Touch gloves is a glove for astronauts. I'm really proud to be here. I love this exhibition, and I think that my student and the work, the job that we do together, deserve to be paid attention at in an international landscape. This is a fantastic opportunity for the students of ALBAO, students in interior design, to do the setup of this exhibition, because in terms of learning practices, it brings in the practical tools to those students. It's not just at school, they're out of school in a beautiful place, and they're playing with a contrast between contemporary setting and a traditional building, an old building with a very classical style. La raison pour laquelle cette exposition ce soir se déroule dans le Palais sur Socle, c'est à la suite des contacts que nous avons eus, bien sûr, avec le Centre culturel italien, avec qui nous avons toujours gardé d'excellents contacts. Et c'est une exposition qui est sous l'égide de l'ambassade d'Italie, bien sûr. Et ça a été, disons, ça a été designed par les élèves de l'ALBA. Et c'est une exposition assez intéressante parce que c'est les objets qui sont exposés sont des objets qui représentent pas seulement le passé mais surtout le futur. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Pour retourner à l'association du Palais sur Socle qui a été créée à la suite de l'explosion du 4 août qui a dévasté entièrement le palais, c'est une association dont le but est justement de travailler à la restauration du palais et à sa conservation. Il messaggio importante che ci veicola questa mostra è la riflessione sulla sostenibilità del nostro modo di vita nel futuro, in un futuro che è comunque molto prossimo. Quindi gli oggetti che abbiamo voluto raccogliere e offrire al pubblico con questa mostra sono oggetti al tempo stesso visionari, ma anche molto attuali, perché contengono proprio questo messaggio di ricerca
di soluzioni sostenibili, innovative ma sostenibili nell'affrontare i problemi e le modalità, il modo di vita quotidiano. Quindi con un pensiero alla sostenibilità, quindi all'uso intelligente dei materiali e alla ricerca delle soluzioni appunto innovative. E con il design italiano è costante la ricerca di un equilibrio fra il senso estetico e quindi la bellezza da un lato, ma anche la funzionalità e quindi la ricerca di soluzioni innovative e sostenibili dall'altro. Tutto questo è contenuto nella mostra appunto Tools for After. Quando tu mi hai fatto vedere le cose che, su cui stavate lavorando, cioè erano le stesse su cui stavo lavorando io, per cui, come dire, c'era perfetto, ho detto perfetto, ci siamo. E per cui tra tutte le varie proposte che io ho visto, che ho selezionato, eccetera, eccetera, questa qua, lo Shimano con tutto il lavoro che c'era intorno, era perfettamente in linea con il discorso strumenti per il futuro, eccetera. Anzi, come dire, molto ben approfondito. La cosa che mi è dispiaciuta, diciamo, è che io non ho avuto modo di spiegarlo meglio, no? Perché comunque è un progetto che andrebbe, che ha tante di quelle implicazioni che andrebbe, varrebbe la pena di spiegarlo meglio. Però è il concetto un po' che stavamo cercando di trasferire anche a livello di design, nel senso che io sto lavorando più su un discorso di design come attrezzatura piuttosto che come divano da mettere in camera, no? Cioè, se io parto dal tempo profondo, parto dall'idea che siamo fatti per stare fuori, per muoverci, il terzo punto diventa che gli oggetti che mi servono sono oggetti che sono simili a quelli che avevo nel Pleistocene, cioè piccoli, leggeri e polifunzionali, e che ho essenzialmente addosso. E lui è esattamente un esempio in questa direzione qua. Posso aggiungermi a questa riflessione? Intanto si parlava del 2019, quando si concepì, questo credo sia utile almeno per gli studenti più giovani che all'epoca non erano ancora in ISIA, si costruì un progetto complessivo partito dal primo anno del biennio di design di prodotto, dove lo scopo era quello di inventare degli strumenti per lavorare la terra in un futuro in cui fossero venute meno le risorse di base. E quindi lo sciamano, questa figura, questo manichino, era un personaggio, una figura rappresentativa di un uomo, un personaggio del futuro che si sarebbe potuto autoalimentare con queste protesi attorno al corpo, progettate per alimentarlo utilizzando altre tecnologie. Allo stesso tempo accompagnavano lo sciamano degli strumenti di lavoro per lavorare la terra manualmente. E quindi furono progettati, creati sempre all'interno delle nostre officine e laboratori questi oggetti con le stampanti a 3D finalizzati proprio a far sì che un domani, anche in assenza di tecnologie più sofisticate, si potesse creare l'alimento per nutrirsi. Quindi le protesi sul corpo per alimentarsi, gli strumenti per lavorare la terra, per nutrirsi comunque. E questo progetto venne intitolato Earth, che stava fra terra, cuore, cioè quindi era tutto un lavoro profondo sul concetto di vita sostanzialmente. E quindi quando lo raccontammo a Maurizio Corrado,
mi pare che questo argomento fosse considerato convincente, assieme a quello che era stato prodotto, assieme allo sciamano e agli strumenti di lavoro che sembrano vere e proprie sculture che in questo momento sono a Beirut. C'era anche l'impluvio, questo contenitore d'acqua, allo scopo di raccogliere l'acqua piovana e di depurarla per renderla potabile. Quindi un progetto che fu un progetto di tesi, mi sto rivolgendo ovviamente agli studenti dell'ISIA, ma anche a chi non è studente, per spiegare un po' cosa era nato qui dentro e che in questo momento sta partendo un po' in questo viaggio, per il quale mi verrebbe da chiedere anche, ma non so se sia opportuno farlo, i riscontri, si potranno anche magari constatare alla fine di questo percorso del progetto, credo, no? Ancora siamo all'inizio. Lo scopo è quello di divulgare la cultura di ricerca italiana e anche di creatività italiana nel mondo su questi temi. E mi auguro quindi che il progetto che hai portato avanti, hai promosso e presentato possa avere anche un ritorno e un riscontro importante. Però mi premeva spiegare anche qual era l'origine per quello che riguarda il nostro coinvolgimento. E quindi è stato un lavoro di ricerca piuttosto impegnativo che portammo al Salone Satellite invitati nel 2019. Quindi da lì è scaturita la pubblicazione, la realizzazione. Cioè, aggiungo il passaggio che, se qualcuno è interessato, cioè, credo che abbiamo ancora diversi cataloghi di quello che era tutto il progetto, che ha anche tutta una serie di altri componenti, e poi che la parte divertente era che quando ci siamo messi a fare questo catalogo l'abbiamo calato nella realtà futuribile che avevamo immaginato, il che significa che ci eravamo inventati un alfabeto, ci eravamo inventati un'ambientazione, quindi il catalogo è strutturato come un diario di questa persona che vive in questo futuro ipotetico, quindi si può anche leggere il catalogo. Volevo aggiungere, sempre per spiegare un po' anche le ragioni di questo incontro di oggi, da dove sono venute, dove andranno non si sa, speriamo anche bene, con un buon riscontro, però tutto quello che è stato fatto all'epoca e che si continua a fare viene realizzato grazie proprio alla collaborazione di diversi corsi, di diversi docenti, di diversi studenti che coinvolgono sia i bienni di design di prodotto che di comunicazione. Quindi molti docenti, fra cui Andrea Pedna, Matteo Pini, lo stesso Ivan Severi, Giorgio Gurioli, che è stato all'epoca e tuttora il docente di progettazione, insomma un lavoro davvero corale che è stato bello anche farlo, produrlo, pensarlo, produrlo e portarlo fuori. Quindi io, se mi permetto, posso anche ringraziare nuovamente Maurizio Corrado per aver favorito questa veicolazione di cui noi siamo orgogliosi. Quindi mi auguro veramente che possa così avere un ritorno un po' per tutti.